Novena della medaglia miracolosa. Secondo giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. O Vergine Immacolata, siate per sempre benedetta, per aver voluto scegliere un'umile figlia di San Vincenzo per manifestare la materna vostra sollecitudine verso gli uomini. O pietosa nostra Avvocata, che nella vostra prima apparizione a Santa Caterina Laboure vi degnaste mostrarvi, nell'atto di piangere sulle miserie dei vostri figli e sulle calamità che stavano per colpirli, specialmente sulla persecuzione che stava per scatenarsi contro il clero e le comunità religiose, e che prometteste la vostra particolare protezione ai vostri devoti. Rivolgete di nuovo i vostri occhi misericordiosi sul vostro popolo, tormentato dalle stesse miserie, minacciato dalle stesse calamità, ed abbiate pietà di noi. Difendete e santificate il clero, proteggete la Chiesa e fate che per mezzo della vostra medaglia tanti vostri figli erranti si convertano e si salvino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. O Vergine Immacolata, Regina nostra potente, voi vi mostraste alla vostra serva con le mani pieni di anelli splendenti che ricoprirono la terra con i loro raggi, simbolo delle grazie che spargete sui vostri devoti, e aggiungeste anche con dolore che gli anelli che non mandavano luce indicavano le grazie che voi vorreste fare ma che noi non vi domandiamo. O Madre di misericordia, non riguardate la nostra indegnità, ma per l'amore che ci portate, fate risplendere su di noi, in tutto il loro splendore, la vostra potenza e concedeteci tutte quelle grazie che la vostra bontà tiene riservate a chi ve le domanda con fiducia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. O Vergine Immacolata, sicuro nostro rifugio, siate voi eternamente esaltata, perché dandoci la vostra medaglia, come potente scudo contro i nostri spirituali nemici e sicuro scampo contro ogni corporale pericolo, ci avete pure insegnata la supplica che vi dobbiamo presentare per muovere il vostro cuore a pietà. Ebbene, o tenera madre, ecco che noi prostrati ai vostri piedi vi invochiamo con la giaculatoria che ci avete portata dal cielo e ricordandovi il glorioso privilegio della vostra Immacolata Concezione, vi domandiamo in virtù di esso le grazie di cui abbiamo bisogno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. O Vergine Immacolata, consolatrice dei tribolati, siate in eterno benedetta, perché avete voluto fare della vostra medaglia lo strumento delle vostre più stupende misericordie in favore di tutti gli infelici, convertendo con esse i peccatori, guarendo gli ammalati, consolando ogni sorta di miserie. Non permettete, Madre pietosa, che si smentisca il nome che il popolo riconoscente vuole dare alla vostra medaglia, ma versate anche su di noi e sulle persone che vi raccomandiamo le vostre grazie ed i vostri prodigi, facendo sì che la vostra medaglia sia anche per noi veramente miracolosa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. O Vergine Immacolata, voi avete voluto essere rappresentata nell'atteggiamento trionfale di schiacciare il capo al serpente infernale e ci additaste alla devozione nella vostra medaglia il segreto della vittoria. Ebbene, o Maria, invitta debellatrice dell'inferno, volgete lo sguardo su di noi, che non per essere vittima del nostro e vostro nemico ci siamo rifugiati sotto la vostra protezione, ci siamo iscritti alla vostra milizia. Fate che la vostra medaglia sia per noi scudo sicuro e arma potente, affinché, dopo aver anche noi vinto il demonio, possiamo in eterno esaltare la vostra Immacolata Concezione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.